Ah, l'estate, che bella che è! Ovvio, perché la possibilità di andare al mare, in piscina, al fresco, in montagna e così, ma per chi sta in città è la morte. Odio l'estate appunto per questo motivo, ma principalmente il mese di agosto. Il mese di agosto lo odio non tanto per il troppo caldo, l'infinitamente caldo, il caldo mortale che ci portiamo dietro, che anche stando fermo sudi e muori, ma per un'altra cosa appunto, per chi non ha la possibilità di andare in vacanza, cioè andare al mare, andare in montagna, eccetera, muoversi, divertirsi, eccetera, eccetera, e dunque per chi sta in casa, per chi sta in città, l'agosto è maledetto perché ti spinge a fare gli acquisti compulsivi. Spero di non essere l'unico psicopatico a sfruttare il caldo a proprio vantaggio, anche se proprio vantaggio appunto non è che sia tanto perché perdi milioni di euro, dunque di vantaggio un par di balle, ma comunque sia sfrutti il caldo esterno per rimanere in casa e andare a cercare i prodotti più disparati. Ora ragazzi, partiamo da un semplice presupposto prima di iniziare questo video gigantesco, perché sarà veramente gigantesco, pieno di acquisti folli e giganti e così. Tutti i prodotti che vedrete li ho spesi di tasca mia, con i soldi appunto di YouTube. Ho fatto questo momento di stasi per vedere quante persone hanno preso per vero quello che ho detto. Cominciamo subito ragazzi con gli acquisti. Voglio dirvi anche che per ogni acquisto che vi farò vedere farò una mini recensione appunto del prodotto, perché sennò questo video durerebbe tipo un minuto e mezzo. Ho preso questo, ho preso questo, ho preso questo, poi basta, ciao, arrivederci e al prossimo video. Dunque voglio che sia interessante, diciamo, come video acquisti, anche perché è una categoria extra, ma che adoro fare perché comunque è bello far scoprire alle persone che ti seguono, in questo caso voi, dei prodotti che magari potrebbero interessare. Dunque partiamo subito dal primo acquisto. Questo diciamo che è stato un po' compulsivo, soprattutto perché non avevo i soldi per un iPhone 10, però volevo assolutamente provare uno smartphone col notch, il tanto famigerato notch, e dunque ragazzi mi sono preso l'Asus Zenfone 5, la versione base, non quella Z, dunque quella da 499 euro, ma la versione da 399 euro. Devo dire ragazzi che mi ha sorpreso, ed eccolo qua il piccolo gioiellino, che piccolo mica tanto visto che comunque è un 6.2 pollici, ma avendo pochissime cornici praticamente ci sta benissimo in mano ed è veramente usabilissimo. Ripeto ragazzi, questo smartphone l'ho preso soprattutto appunto per il design. Volevo assolutamente provare uno smartphone con il notch, dunque con più schermo diciamo rispetto alla massa, e ho puntato appunto su Asus dopo aver letto milioni di recensioni e aver visto milioni di video recensioni, visto che è un prodotto comunque uscito da, se non sbaglio, due mesi e mezzo, se non di più, appunto con l'anteprima della stampa, e il 90% delle recensioni dicevano che appunto è uno dei prodotti appunto con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Infatti 399 per avere uno smartphone veramente fantastico, sia come design che come tutto, secondo me non sono neanche eccessivi. L'ho preso in colorazione nera, con questo bellissimo effetto che fa intorno al lettore di impronte digitali, come potete vedere è davvero fantastico, un po' come i precedenti, ovviamente è tutto quanto vetro, la parte posteriore ovviamente che è quella anteriore con un Gorilla Glass, le doppie fotocamere a mo' di iPhone messe in verticale, ma quello che mi ha colpito di più appunto è lo schermo che veramente arriva fino al bordo, bestiale il lavoro che ha fatto Asus, e onestamente a me il notch piace. La parte inferiore ha un leggero bordo che è comunque inferiore a quello di un Samsung Galaxy S8 o S9, un po' più simile al bordo che ha LG V30 o LG G7, insomma molto molto sottile. Nella confezione c'è ovviamente lo smartphone, c'è il caricabatterie, il classico caricabatterie, il cavo USB, USB Type-C, una cover che è veramente molto apprezzata, visto che la maggior parte degli smartphone, anche ben più costosi, dunque di fascia altissima, che ti costano 1500 euro, non la mettono all'interno, e questa la trovo veramente una grande stronzata, mentre questa azienda, così come tante altre appunto, la inseriscono, ed è veramente comodo trovarsela già all'interno senza dover spendere quei 5-10 euro su Amazon, su altri siti, per acquistare. La cosa principale ragazzi è che ti salva la vita. Diciamo che io sono uno che utilizza gli smartphone senza cover, ma se hanno il retro in metallo, no, in alluminio. In questo caso, avendo il retro in vetro, se ti cade sul ghiaino, se ti cade comunque sull'asfalto, si crepa tutto praticamente. Andiamo subito a vedere i dettagli, diciamo, più importanti e le specifiche più importanti di questo Asus Zenfone 5, e poi ci spostiamo ovviamente al secondo acquisto. Come ho detto prima, monta un display da 6.2 pollici con risoluzione 1080x2246 pixel, dunque un Full HD Plus con densità di 402 ppi, ovviamente è un LCD IPS. Come chipset abbiamo un Qualcomm Snapdragon 636 con 4 GB di RAM, il processore è un octa-core da 1.8 GHz, la
La GPU è un Adreno 509 e la memoria interna è da 64 GB, ovviamente espandibile con le micro SD. Posteriormente troviamo il lettore di impronte digitali davvero molto molto veloce, perché non ne sbaglia una, onestamente mi sono trovato veramente molto bene. Poi sempre sul retro abbiamo la doppia fotocamera, una da 12 megapixel, quella principale, quella normale diciamo, e poi abbiamo una 8 megapixel che è quella grandangolare. Quella principale è una focale di 1.8, dunque prende veramente molta luce. Devo dire che mi sono trovato veramente molto bene anche con queste fotocamere, non ne sento la mancanza da LG che avevo prima, dunque con la stessa categoria di fotocamere, diciamo una normale e una grandangolare. Ho scattato parecchie foto, ragazzi, che sicuramente stanno passando in questo momento, tanto per far vedere la qualità finale, e devo dire che wow, il dettaglio c'è e si vede, colori veramente fantastici. Ovvio che se uno incomincia a zoomare sulla foto scattata a 8 megapixel con la fotocamera grandangolare, lì ovviamente il dettaglio si perde, però nel globale mi ha colpito anche perché c'è un riconoscimento dell'ambiente, di quello che stiamo riprendendo, no? Dei soggetti eccetera eccetera. Dunque se stiamo riprendendo, stiamo fotografando una piazza con un monumento, dirà appunto paesaggio. Se stiamo fotografando il cibo, dirà cibo. Dunque in base a quello che vogliamo fare, lo smartphone setterà in automatico tutti i valori, grazie ovviamente all'intelligenza artificiale, per creare un effetto migliore. Stessa cosa per la qualità video, registra ovviamente in 4K e la fotocamera in 1080 è stabilizzata anche a 60 frame, dunque ottima cosa onestamente, perché ti permette di fare dei video fermi e non continuamente in movimento e cose così. Forse l'unico neo è la messa a fuoco, che è comunque fulminea, però nei video cambia un po' di continuo, cioè non sta ferma e basta, cioè continua a mettersi a fuoco e potrebbe dare fastidio, ma è l'unica pecca diciamo che ho trovato, e sicuramente verrà sistemata, visto che da quando ce l'ho praticamente mi sono arrivati 3 aggiornamenti di sistema. Davanti invece troviamo i vari sensori, con la fotocamera frontale da 8 megapixel che scatta dei selfie molto buoni. Il telefono, ragazzi, l'ho trovato veramente reattivo, anche non avendo l'ultimo Snapdragon, quello più potente, quello riservato diciamo ai top di gamma. Devo dire che tutte quante le cose che faccio, tranne giocare, che a me non interessa giocare con lo smartphone, dunque non ne sento il peso, le fa in maniera veloce, immediata, senza lag, è questo che mi interessa onestamente. Stessa cosa per aprire le applicazioni, per tornare nelle applicazioni già aperte, dunque in memoria, insomma mi sono trovato veramente molto molto bene. E la cosa che mi ha colpito, ragazzi, è l'interfaccia. L'interfaccia devo dire che è migliorata un casino rispetto ai precedenti Asus, è molto più snella, non ha milioni di applicazioni Asus come appunto avevano gli altri Zenfone, e in questo caso appunto c'è il minimo indispensabile. Infatti il browser, così come la tastiera, è questa volta di Google, dunque avremo Chrome e la tastiera Gboard, dunque fantastico, e anche perché appunto è la più utilizzata, dunque non vedo perché creare una tastiera diciamo dedicata per avere miliardi di postazioni in più inutili. Abbiamo il gestore diciamo della memoria, che ci consente di liberare memoria, abbiamo la possibilità di doppiare diciamo le varie app per avere l'app clone, abbiamo anche un'intelligenza artificiale che diciamo ci spia per vedere cosa stiamo facendo, dunque per migliorare l'esperienza dell'utente. Stessa cosa anche per la ricarica, ad esempio se noi ricarichiamo lo smartphone molte volte al giorno, magari durante la notte, potremmo far ricaricare il telefono in maniera lenta durante la notte, mentre l'ultima ora diciamo spinge la carica al massimo, che così quando ci alziamo avremo il telefono al 100%. Questa cosa appunto la fa per il risparmio energetico e la trovo una genialata, e questa cosa ovviamente si può fare anche durante il giorno. Ok ragazzi, sembra una recensione ma mi scuserete, insomma sono più abituato a fare recensioni che video acquisti, dunque sembrerà una vera e propria recensione, ma mi sta piacendo veramente tanto, dunque perché non dirvelo onestamente. Ultima cosa, poi giuro che passiamo al secondo acquisto. La cosa che adoro non solo di Asus, ma in questo caso parlo di Asus, sono i launcher che hanno all'interno, i launcher di sistema parlo, che hanno all'interno la possibilità di personalizzare le icone. Questa cosa si fa veramente molta fatica a trovare, soprattutto negli smartphone più blasonati, più costosi, e dunque devi per forza passare ad un launcher alternativo come Nova Launcher eccetera eccetera per poter modificare la schermata, ma soprattutto le icone. In questo caso, ragazzi, è possibile ovviamente modificare la schermata in tutto per tutto e applicare icone scaricate o comprate dal Play Store. Sta cosa l'adoro, infatti come potete vedere io ho Dark Matter, che è un pack icone che stramo, è in stile disegnato, è veramente fighissimo a mio avviso, comprato tempo fa sul Play Store, e finalmente posso utilizzarlo senza dover comunque scaricare un launcher alternativo, installarle là eccetera eccetera, anche perché adoro la personalizzazione che ha fatto Asus dei suoi launcher, cioè non voglio cambiarlo perché secondo me è veramente fatto molto bene. Ovviamente ho tolto le icone perché si può utilizzare le gesture un po' a modi iPhone per intenderci, e sono veramente comode, quando uno le impara sono comode, ma soprattutto perché lasciano più spazio allo schermo, dunque sarà tutto quanto schermo. Insomma, avrete capito, ragazzi, che io adoro questo Asus Zenfone 5, volevo assolutamente un telefono col notch e in questo caso ce l'ho e mi sto trovando veramente molto bene, che tra parentesi io sono nella squadra diciamo di chi adora il notch, non lo trovo una cosa così oh mio dio, anche perché qua così come in altri smartphone si può nascondere, dunque insomma se non vi piace potete nasconderlo. Ok, mi sa che questo video durerà veramente tanto, comunque passiamo subito al secondo acquisto, ragazzi. Questa volta è un acquisto sempre di Samsung, e Samsung non mi sta pagando per fare questo video, ma visto che ho tutto Samsung volevo anche questo
questo in versione Samsung. E sto parlando, ragazzi, del lettore Ultra HD, eccolo qua, M8005. In questo momento vi starete chiedendo giustamente: ma cosa te ne fai, visto che è già Xbox One X, visto che è già PlayStation 4 Pro? Il primo motivo, se non il più importante, è che purtroppo sia Xbox One X che PlayStation 4 Pro, ma soprattutto PlayStation 4 Pro, scaldano in maniera assurda. E in estate, quando c'è già un forno in stanza, non avendo appunto il climatizzatore, non voglio assolutamente creare l'effetto, diciamo, sauna. Dunque diciamo che non era proprio il massimo della cosa. Ma soprattutto perché per poter utilizzare il Dream Screen, cioè quell'apparecchio che vi ho fatto vedere negli scorso video, che è un sistema LED che si sincronizza con il contenuto video che stiamo visualizzando a schermo, e bisogna per forza avere un input HDMI. Dunque, se il Dream Screen lo collegate direttamente alla televisione, quel segnale non passerà. Cioè, voi potete guardare Netflix tramite Smart TV se avete un LG, un Samsung, un qualsiasi altra marca, ma le luci non potranno essere sincronizzate con il contenuto video. Dunque potrete utilizzare soltanto le luci statiche. Dunque, per poter utilizzare il Dream Screen in versione dinamica, serve per forza appunto un lettore Blu-ray, una console, qualsiasi altro apparecchio che ha una porta, diciamo un ingresso HDMI. Ecco perché utilizzavo la PlayStation 4 Pro o Xbox One X per vedermi i film su Netflix, dunque per avere questo effetto rispetto alla bellissima Smart TV, dunque alla bellissima applicazione già presenti su Smart TV. Ma la cosa figa, ragazzi, è che questo lettore Blu-ray, pagato 169 euro su Amazon, se non ricordo male, dunque non un prezzo esagerato, visto che sul listino è di 299 euro, comunque tutti i link li lascio in descrizione se mai vi dovesse interessare. Stavo dicendo, questo lettore Blu-ray, come qualsiasi penso altro lettore Blu-ray di altre marche, al pacchetto Smart all'interno. Cosa vuol dire? Che se voi non avete una TV che supporta, diciamo, la Smart TV, cioè tutte le applicazioni appunto da scaricare tipo Netflix, YouTube, Prime Video, eccetera eccetera, con questo lettore potrete farla diventare, diciamo, una Smart TV, perché all'interno, all'interfaccia, l'ultima interfaccia Tizen di Samsung, bellissima, bianca, tutta quanta colorata, con bellissime transazioni praticamente, e all'interno, proprio senza dover uscire a utilizzare quello della televisione, potrete guardare fin su Netflix, su YouTube, su Prime Video, su qualsiasi altra applicazione da scaricare dallo store. E la trovo una genialata perché posso guardarmi Netflix tramite lettore Blu-ray che non scalda un cazzo e non fa niente di calore, utilizzando il mio Dream Screen, dunque utilizzando i LED ipercolorati. Ed è veramente, ragazzi, la cosa più bella al mondo, anche perché Netflix su PlayStation 4 Pro fa letteralmente cagare, perché c'è sempre l'HDR attivo anche su contenuti SDR. Dunque uno deve, prima di entrare nell'applicazione, deve andare su impostazioni, togliere l'HDR, entrare e guardare i film, oppure se vuole un contenuto HDR, riabilitare l'HDR e ritornare dentro. Stessa cosa su Xbox One X. Diciamo che, riguardo alla mia esperienza, non sono proprio delle applicazioni fatte bene su console, eh? Cioè mi trovo meglio a utilizzare Netflix su Smart TV o appunto su questo lettore Blu-ray. Stessa cosa, ragazzi, per i film. Non è che ho notato troppa differenza, ma su Xbox One X, quando guardavo un film Ultra HD, diciamo che era troppo luminoso per i miei gusti, eh? Mentre con questo lettore, diciamo, visto che è nato proprio per questo, cioè per il Blu-ray, l'Ultra HD, eccetera eccetera, i contrasti vengono meglio, cioè è più bello da vedere, mantenendo le stesse impostazioni che utilizzavo su console. Dunque onestamente è un pro, ovvio potevo rinunciarci così, però visto che volevo utilizzare il Dream Screen e non volevo morire di caldo, volevo avere un solo lettore che mi facesse guardare tutto, sia film che streaming eccetera eccetera, me lo sono preso. È davvero molto bello, ragazzi, perché piccolo, è un po' curvo, ha ovviamente l'ingresso anche per l'USB, dunque per collegarci chiavette o per collegarci hard disk. Abbiamo dietro ovviamente le porte HDMI ottica e Ethernet se volete collegarlo con il cavo. Insomma, sono molto molto soddisfatto da questo lettore Blu-ray, mi sto trovando veramente molto bene e non sto morendo di caldo, ed è una cosa molto bella onestamente. E visto che ci siamo, ragazzi, passiamo subito al terzo acquisto, anzi diciamo acquisti, che poi alla fine, ragazzi, sono Blu-ray, ma ho sfruttato, diciamo, l'acquisto del lettore per prendermi anche qualche Blu-ray che mi mancava. E partiamo, ragazzi, dai primi tre che non erano presenti in promozioni Amazon, sapete quelle promozioni tipo 2 per 20 euro, 3 per 20 euro, 25 per 2 euro, tipo quelle robe là purtroppo non erano presenti, ma visto che mi mancavano e visto che ho tutta la collezione degli altri film, volevo assolutamente acquistarli. Prezzo pieno, ovviamente, se non sbaglio tipo 14 euro, 16 euro a testa, adesso non ricordo. Ho preso Justice League, eccolo qua, che ha fatto schifo al cazzo a tutti, ma onestamente volevo vedermelo in qualità Blu-ray, dunque ho aspettato di acquistarlo, che scendesse un po' di prezzo, e anche se ha
appunto è appena uscito, non vedo l'ora di vederlo appunto per giudicare se è uno schifo totale o comunque qualcosa si salva. Devo dire che Wonder Woman è sempre una figa da paura e forse è lei che tiene sul film mostrando il culo e mostrando le tette, dunque chi lo sa. Poi mi sono preso, ragazzi, l'ultimo Thor, eccolo qua in tutto il suo splendore. È un film che ho visto al cinema, mi è piaciuto veramente tanto e dunque mi sono detto ok, devo averlo nella mia collezione Blu-ray visto che ho tutti quanti gli altri Thor e mi mancava appunto l'ultimo film. Lo trovo, ragazzi, forse il migliore della trilogia, diciamo, dedicata a Thor, visto che gli altri due non è che mi avevano preso proprio tantissimo. Sono sempre divertenti, sono sempre belli da vedere con gli effetti, eccetera, eccetera. Ma questo sarà perché c'è anche Hulk, insomma, riesce un po' a differenziarsi dagli altri. E per ultimo, ovviamente, anche se è uscito da parecchio tempo, Doctor Strange. Doctor Strange l'avevo visto anche questo qua al cinema, lo adoro come attore, veramente ho visto tutti quanti i suoi film e stessa cosa anche serie TV, insomma è mitico secondo me, ed è un film comunque molto bello. Ovviamente non è un capolavoro, ma onestamente l'ho apprezzato. E ora, ragazzi, veniamo a due film che ho preso con la promozione 2 per 16,90€, se non ricordo male, mi sembra di sì, che dovrebbe essere ancora attiva, ma comunque vi lascio il link dei Blu-ray se mai vi interessassero, sempre in descrizione. Dunque, in descrizione troverete tutto quanto praticamente. Mi sono preso l'ultimo Transformers, l'ultimo Cavaliere, avendo tutta quanta la serie appunto di Transformers non potevo assolutamente farmi scappare l'ultimo. Devo dire che non mi era piaciuto proprio tantissimo il film quando l'avevo visto all'epoca, diciamo, però voglio rivedermelo tranquillamente in camera mia per vedere se le opinioni che avevo possono cambiare oppure rimangono le stesse. Comunque l'ho preso appunto per collezionismo soprattutto. È un film invece che mi è piaciuto tanto e che purtroppo non è piaciuto a tutti. Ed è strana sta cosa perché io la fantascienza l'adoro, cioè per me dovrebbe essere tutto fantascienza. E sto parlando appunto di Blade Runner 2049. Eccolo qua, Blade Runner 2049, ripeto, a me è piaciuto veramente tanto. E sarà perché non faccio il confronto con il primo Blade Runner, che secondo me è una stronzata confrontarli, e ovvio che c'è il continuo, è un continuo, dunque sarebbe giusto anche fare tipo un, non dico un confronto, ma un paragone. Però diciamo che sono passati 50 anni dal primo film, dunque è ovvio che ci sia quella voglia appunto di modificare qualcosa, di cambiare un po' i ritmi, eccetera, eccetera. Io onestamente l'ho apprezzato molto, ripeto, sarà perché adoro la fantascienza, dunque diciamo che sono di parte, ma a me è piaciuto. E ora passiamo, ragazzi, agli ultimi due film, anche in questo caso presi con un'altra offerta, quella 2 per 14,90€, se non vado errato. E ho preso Passengers, eccolo qua. L'ho preso per lei, ok, che è una figa da paura, ma anche per lui, perché anche in questo caso l'adoro come attore, sia in Jurassic World che appunto in Guardiani della Galassia. E anche Everwood, mi ricordo quando era ancora un ragazzino che nessuno lo conosceva, faceva parte appunto di una serie TV chiamata Everwood, ed era bellissima come serie TV, onestamente, con un altro attore che adesso però non ricordo il nome. E dunque, insomma, sono affezionato a questo attore perché lo amavo all'epoca, amo i suoi film, lo adoro perché riesce comunque a combinare serietà e comicità, dunque è veramente mitico. E poi Passenger, onestamente, sempre perché adoro la fantascienza, dunque lo spazio e tutto quanto, è un film che ho apprezzato. Non è un capolavoro assoluto, però onestamente come storia ci sta, mi ha preso subito quella storia, insomma, gli unici due vivi in tutto l'universo, eccetera, eccetera, insomma, è veramente figa. E passiamo all'ultimo film, ragazzi, che è una pietra miliare, anzi tre film che sono una pietra miliare, racchiusi in un cofanetto Master Collection, sempre Blu-ray ovviamente. Sto parlando della trilogia di Men in Black. Beh, ragazzi, che dire sulla trilogia di Men in Black se non che è davvero assolutamente, ed è bellissimo perché Amazon ti proprio te li butta addosso, perché contando che qui sono tre film più Passenger 4, 4 film per 14,90€, cioè veramente te li tira addosso, tipo guarda, a me non servono più, il magazzino è pieno, te li regalo, però visto che non posso regalarteli, dammi qualcosa e facciamo uno scambio, tipo una roba del genere. Perché veramente è assurdo che con 15€ ti porti a casa 4 cazzo di film in Blu-ray, quando all'epoca al lancio del Blu-ray ognuno costava 30€, cioè una cosa veramente angosciante. Meglio per noi, per carità, perché possiamo comunque collezionarli, averne di più rispetto all'epoca. Comunque l'ho preso, ragazzi, veramente perché Men in Black ha fatto la storia, sicuramente voi lo conoscerete perché lo mandano tante volte anche in televisione, insomma, secondo me come edizione è da avere, non tanto come edizione in sé perché è una classica con i tre film all'interno come potete vedere, ma proprio come film in sé, che fanno sbellicare dalla risata. E anche in questo caso è fantascienza, che adesso ripensandoci tutti quelli che ho preso sono riferiti alla fantascienza, che sia spazio, che sia supereroi, che sia qualsiasi altra cosa, ma comunque fantascienza è, dunque wow. Bene, ragazzi, siamo giunti quasi alla fine di questo video, perché adesso vi farò vedere l'ultimo acquisto, l'ho fatto da Ikea e si tratta del mio nuovo mobile TV. E Ikea non mi ha pagato per dirlo, non mi paga nessuno purtroppo, se no sarei veramente ricco, anche perché non penso che Ikea abbia bisogno di una pubblicità a un mobile
visto che in tutto quanto il mondo e non ha certo bisogno della mia pubblicità, semmai quella di, non so, di Meitz, di Favij, di che cazzo. Comunque ve lo voglio far vedere perché è un mobile proprio da gaming, da collezionista, secondo me. È proprio strutturato bene, cioè con la parte console, la parte Blu-ray, la parte magari fumetti o quello che volete metterci. Dunque adesso ragazzi vi saluto e vi lascio alla clip del mobile. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche perché è durato, non so, 25 minuti, una cosa veramente assurda. Per fortuna che doveva essere soltanto un video acquisti, ma poi ho fatto una recensione globale di tutti quanti i prodotti che mi sono arrivati. In descrizione troverete tutti quanti i link Amazon e anche quello dell'IKEA se mai dovesse interessarvi. E che dire ragazzi, al prossimo video e vi lascio alla clip. Boom! No, questo l'avete già visto, dunque non ve lo rifarò vedere. Comunque la mia postazione PC con appunto lo schermo che vi ho fatto vedere nello scorso video. Questo invece ragazzi è il nuovo mobile preso da IKEA. Comunque volevo farvelo vedere appunto perché è davvero davvero figo, secondo me è proprio utilissimo per chi possiede le console, lettore Blu-ray eccetera eccetera. La mia gatta che se ne va perché è scocciata che parlo. Il precedente era tutto quanto nero, non aveva tanto spazio appunto né per le console né soprattutto per i Blu-ray e così. Così ho fatto questa scelta. Qua ho messo i giochi come potete vedere con ovviamente le pop. Sottomesso tutti quanti i Blu-ray in edizione diciamo limitata, le collector dei Blu-ray, altri Blu-ray lì sotto, altri Blu-ray lì sotto, altri Blu-ray lì sotto e da quella parte invece i DVD, i box DVD con ovviamente il subwoofer, le casse, PlayStation 4 Pro, Xbox One X, ovviamente il lettore Blu-ray, la TV e le casse. Tutto quanto qua sopra la soundbar come potete vedere qui sopra. Dietro ho messo anche i pannelli, quelli che ho praticamente in tutta quanta la stanza. Visto che avevo avanzato dei pezzi ho detto perché non metterli dietro e così ho fatto. E qua ragazzi faccio vedere una roba. Questa è la macchina che mi ha mandato Ubisoft con The Crew, con logo logicamente Jim. Cioè guardate che razza di figata questo modellino, si apre ovviamente in tutto e per tutto, dietro la Red Bull. Insomma questa è la postazione, devo dire che sono veramente contento. Ah, dietro ovviamente qua, che non so se riuscirò a farvelo vedere, non penso, ok, lì c'è il dream screen attaccato al pannello posteriore, così appunto posso collegarci di tutto e va a meraviglia. Una cosa ragazzi, se lo comprate da IKEA sto mobile non ha praticamente questo pezzo bianco dietro, praticamente è vuoto sia per gli scaffali sia per questo grande ripiano dove mettere la televisione. Io ho preso del PVC espanso, l'ho attaccato dietro appunto per fare questo effetto, perché il mio muro dietro è diciamo vecchio e ha ondine, non è piatto, dunque non va molto bene appunto per la luce LED. E dunque ecco qua la mia postazione. Motherfucker.